Sì, noi nel nostro progetto Sun Life abbiamo curato in particolare la parte relativa proprio alla valutazione economica e dei servizi ecosistemici, perché oggi sia l'Unione Europea ma anche a livello internazionale le Nazioni Unite danno come input importante quello di arrivare a determinare un valore economico per questi servizi, perché altrimenti le politiche non riescono a prenderlo in considerazione nel modo adeguato, proprio perché l'uomo è abituato a ragionare in quei termini lì. Quindi bisogna capire, a fronte dei costi da sostenere per mantenere tutti quei beni ambientali e naturali che riescono a produrre i servizi, quali sono i vantaggi economici che se ne possono ritrarre, insomma.